da Ponte Santa Maria Maddalena, cioè da lì? Da lì, fino a Montebello. Questo è il paesaggio che è interessato per questo quadro di Piero della Francesca. Cioè Piero della Francesca sarebbe venuto qui a fare copia dal vero, o avrebbe memorizzato qui lo sfondo del famoso dipinto del San Girolamo. Esattamente. Metà del 400. Esattamente. Questo. E quindi questo qui sarebbe il paesaggio di Piero della Francesca? Sì, questo qui è quello che hanno ritrovato le ricercatrici. Chi sono le ricercatrici? Rosetta Borchia e Olivia Nesci, sono loro. Sono loro che sono venute qua e hanno confrontato questi paesaggi con il quadro e hanno trovato questo sfondo. Una storica dell'arte, studiosa di botanica, amante delle rose rare antiche e una geologa geografa che studia il territorio hanno saputo sovrapporre la storia dell'arte a quella del paesaggio. Beh, ma come vi è venuto in mente di guardare il paesaggio con quello sguardo, riconoscendo tutti gli elementi dei quadri? Che occhiali ti eri rimessa? No, non me ero messa, erano gli stessi occhiali. Nel 2009, per la prima volta, fotografando, facendo una semplice fotografia, io mi sono resa conto di aver fotografato la collina che c'è esattamente dietro il ritratto dei duchi di Piero della Francesca, dietro il duca Federico, e da lì è cominciato tutto. La geomorfologa, beh, innanzitutto sì, magari certifica, no? Ma sì, poi fa anche un po' una storia del sì, paesaggio, infatti, che è rimasto davvero sì, intatto sì, nei secoli. E la geologia e la geomorfologia ti permettono di capire se un paesaggio in 500 anni si è modificato oppure se un paesaggio si è mantenuto. E questo paesaggio pare che sia sostanzialmente e miracolosamente conservato. Non era stato modificato successivamente da cosa? Dal clima, per esempio, o dall'uomo. Tramite il clima può modificare un paesaggio con le alluvioni, le frane. L'uomo lo può modificare cambiando il tipo di agricoltura. Oppure, purtroppo, quello che è avvenuto recentemente, anche con un'eccessiva urbanizzazione, una cementificazione. E sono secoli che la Valmarecchia attira lo sguardo e ispira gli artisti con questo suo paesaggio unico. Io le chiamo le colline gentili, che sono quelle di Piero della Francesca e di Raffaello. E quindi pittori come Raffaello, Bellini, Illotto, anche Giotto, passarono di qui e lasciarono grandi testimonianze. E c'è di più, un vero scoop storico, artistico, paesaggistico. Abbiamo completato un lavoro che è durato 4 anni, complessissimo e difficilissimo, su Leonardo, che è il paesaggio, lo sfondo della Gioconda, che è sempre in questi territori. Turisti, artisti, acquarellisti, prendete nota! Queste erano le strade e i paesaggi di Leonardo. Ma attenzione, ci possono essere effetti collaterali. E quando uno esce e va in questi luoghi ancora incontaminati e ci si rende conto che grandi artisti li hanno guardati con gli stessi occhi nostri, ecco, a noi ci prende una sorta di frenesia che poi veramente ci aiuta proprio anche nell'umore. Ecco, è una specie di land therapy, l'abbiamo chiamata così. Land therapy? Sì. Quindi il paesaggio come terapia antidepressiva. Tom. Sì.